Buonasera, benvenuti nella nuova rubrica L'almanacco dell'almanacco. Il sole sorge la mattina e tramonta la sera. La luna invece sorge la sera e tramonta la mattina. Tempo previsto per domani. Al nord. Aprite la finestra e vedete. Al centro. Aprite la finestra e vedete. Al sud, come sopra. Oroscopo del giorno. Ariete. Venere attiva nel tuo segno. Favoriti quindi i ninfomani. Toro. Finalmente sei più tranquillo. Puoi sospendere lo Xanax. In serata potresti avere spese impreviste. La signorina che bazzicava la zona del porto è tornata disponibile. Gemelli. Non pervenuto. Cancro. Hai buoni motivi per stare bene. Ed Equitalia ti ringrazia. Leone. Le stelle ti spingono ad investire nei sentimenti. Una persona del tuo stesso sesso sta per fare la sua mossa per conquistarti. Auguri. Auguri. Vergine, nella giornata odierna sarà difficile mantenere la tua condizione. Saranno molti i tentativi a fartela perdere. Augurissimi. Bilancia. Ci sarà un chiarimento con una persona e finirai all'ospedale. Un periodo di incredibili trasformazioni, ne uscirai totalmente ingessato. Auguri. Scorpione. Le giornate propizie per il tuo hobby da stalker sono giovedì e domenica. C'è grande fermento. Le stelle consigliano di agire. Sagittario. Prudenza nei rapporti con gli altri, specie se di gruppo. Le stelle consigliano di astenersi, anche se già sanno che hai già comprato le pomate adatte. Auguri. Capricorno. In famiglia c'è poca comprensione. Non meravigliarti quindi se stasera, tornando a casa, trovi la valigia con la tua roba sul pianerottolo. Auguri. Acquario, le stelle consigliano di remunerare i moderatori per evitare rappresaglie. Auguri. Pesci, non cadere nella rete del compromesso, anche se l'esca può essere allettante. Le stelle ti ricordano che ogni esca nasconde il suo amo. Non perdere decisioni affrettate, rischi di cadere dalla padella alla brace. Auguri. Proverbio del giorno. Per Sant'Isaia, fatevi i vostri che mi faccio le mie. Da un ex moderatore della Dama Nera è tutto. Buona serata.